you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Il titolo del video è Sentirsi al sicuro e lo scopo è quello di condividere che cosa ci succede quando ci troviamo di fronte ad un pericolo o una minaccia. Partendo da un presupposto, cioè che per pericolo non intendiamo solo qualcosa di oggettivo, come per esempio entra un leone in una stanza, ma facciamo riferimento anche a situazioni assolutamente soggettive, legate molto alle nostre storie personali. Quindi, per esempio, mi posso sentire in pericolo di fronte al rischio dell'abbandono, oppure di fronte ad un contesto in cui mi sento escluso, emarginato, o anche di fronte a proposte positive per la mia vita, ma che di fatto mi congelano, mi fanno venire voglia di scappar via. In queste situazioni il nostro corpo reagisce esattamente come reagirebbe di fronte ad un leone, di fronte ad un pericolo, perché sentiamo che è a rischio magari non la nostra sopravvivenza fisica, ma sicuramente la nostra sopravvivenza emotiva. E il nostro cervello ci protegge, quindi funziona esattamente come funzionerebbe di fronte ad un animale. La teoria di riferimento che insomma abbiamo ritenuto molto interessante e utile da condividere è la teoria polivagale di Stephen Porges, che appunto mette al centro il concetto di sicurezza e che ci offre degli interessanti spunti di intervento per i servizi della salute mentale. Di fronte ad un pericolo, il nostro organismo mette in atto delle strategie di protezione. Delle strategie che sono molto rapide, istintive. La teoria polivagale parla di neurocezione, cioè ciò che sente istintivamente il mio corpo e quindi come reagisco alle situazioni ancor prima di effettuare un ragionamento. Queste strategie di protezione dalla minaccia o pericolo possono essere di mobilizzazione, attacco o fuga, o di immobilizzazione, lo svenimento, il fingersi morto degli animali. No, per intenderci. Le prime sono possibili grazie all'attivazione del sistema nervoso simpatico e le seconde sono possibili grazie all'attivazione del tronco dorso vagale del sistema nervoso parasimpatico. Ora, in tempi ordinari potremmo dire, noi non siamo sempre lì in difesa, lì a rispondere ad un pericolo, ma ordinariamente noi siamo in uno stato di calma. Che cosa significa? Significa che è attivo il tratto ventrovagale del sistema nervoso parasimpatico. Abbiamo detto teoricamente, perché in realtà memorie dolorose o emozioni dolorose non sufficientemente elaborate, contenute, potremmo dire digerite, ci espongono ad una costante sensazione di pericolo. Come dicevamo all'inizio, il pericolo è assolutamente soggettivo, ognuno di noi ha degli attivatori ambientali assolutamente personali. Quando ci troviamo di fronte a quelle situazioni soggettive che ci fanno sentire minacciati, quindi ci fanno sentire come dire, vicini alla minaccia di un ipotetico abbandono, o ci fanno sentire umiliati, quindi sentiamo la minaccia dell'idea che abbiamo di noi stessi, della nostra immagine, o ancora, come dicevamo all'inizio, anche condizioni magari che riusciamo a riconoscere favorevoli, ma qualcosa di più forte di noi ci frena, ci fa in qualche modo reagire alla situazione senza avere il tempo di valutare. In quei momenti noi non siamo in uno stato di calma, ma siamo in uno stato di fronteggiamento del pericolo, che ricordiamoci sono delle strategie di protezione. Quindi in qualche modo hanno lo scopo appunto di proteggerci da ciò che riteniamo pericoloso, spaventoso. Quindi strategie di protezione dalla minaccia o pericolo, che tuttavia talvolta sentiamo di non padroneggiare. Un po' quando diciamo è più forte di me, significa che in quei momenti siamo in uno stato di allerta, di urgenza e non riusciamo a tornare ad uno stato di calma. Nel video che adesso partirà vedremo come attraverso un esercizio di regolazione del respiro e di grounding o radicamento
possiamo passare da uno stato di allerta, urgenza, ad uno stato di calma. Lo stato di calma non è uno stato di assenza delle difficoltà o dei problemi, ma è uno stato in cui proviamo ad essere maggiormente padroni di noi stessi, più consapevoli di quelle che sono le situazioni che ci mettono appunto in uno stato di pericolo, di allerta, e proviamo in qualche modo a padroneggiarle, a sentirci maggiormente al comando, potremmo dire al timone della nostra nave. Per effettuare questo esercizio di grounding, identifichiamo un luogo che sia silenzioso e sicuro, in cui non saremo disturbati. Iniziamo dalla postura. Le gambe sono leggermente divaricate, i piedi sono aderenti al terreno, le punte sono rivolte in avanti. Le mani sono appoggiate sulle cosce, mentre la testa, il collo e le spalle sono allineate verticalmente, ma non rigide. Lo sguardo cade circa 2 metri davanti a noi, oppure, se ci sentiamo a nostro agio, chiudiamo gli occhi. E ora portiamo la nostra attenzione sui nostri piedi e sentiamo le sensazioni che provengono da lì. Sentiamo i talloni, la pianta del piede, le dita dei piedi e gli spazi tra di esse. Allarghiamo ora la consapevolezza ai punti di appoggio del nostro corpo su ciò che ci sorregge. Sentiamo il nostro corpo seduto sulla sedia. E ora, con atteggiamento curioso, avviciniamoci al nostro respiro. Abbracciamolo e lasciamolo lì. Osserviamolo. Prestiamo attenzione a come stiamo respirando. Sentiamo l'aria che penetra nelle cavità nasali e le pervade. E quando esce, sbuffa leggermente sul labbro superiore, più calda. Cerchiamo di essere consapevoli di tutta la durata dell'ispirazione e di tutta la durata dell'espirazione. Poi, intenzionalmente, proviamo ad allungare la durata dell'espirazione. Può esserci d'aiuto contare il nostro respiro, ad esempio 1, 2, ispirazione, 1, 2, 3, 4, espirazione. Continuiamo a respirare in modo profondo e lento. Spostiamo la nostra attenzione nuovamente ai piedi e muoviamoli appena in questo modo per aumentare l'adesione al terreno. Possiamo ora immaginare che ad ogni nostro respiro crescano dalle piante dei piedi delle radici, che
che si addentrano sempre più in profondità ad ogni respiro, aderendo tenacemente al terreno. E come un albero che affonda le proprie radici nel terreno, noi ci sentiamo sempre più centrati e in equilibrio. Mettiamo ora le nostre mani al petto o un punto del nostro corpo che funga da autosostegno e continuiamo a respirare. Abbozziamo ora anche un piccolo sorriso per comunicare al nostro corpo questa sensazione di pace e quiete che stiamo raggiungendo. Cerchiamo ora il nostro personale ritmo del respiro, che ci permetta di accrescere e mantenere questo senso di pace e tranquillità. E ora piano piano muoviamo le braccia, muoviamo un pochino le dita delle mani, le dita dei piedi e quando siamo pronti apriamo gli occhi. Lights will guide.